senza glutine dal mondo, oggi si vola in Venezuela al ritmo di empanadas. Partiamo con l'impasto. Acqua tiepida, perché tiepida ci aiuta a liberare l'amido del mais. Sale, zucchero. Sciogliamo piano piano la farina. Mi raccomando, la farina giusta, quella di mais bianco precotta, altrimenti non vi vengono. Si fa tutto con le mani. Questa è la consistenza ideale, compatta ma morbida, il dito deve affondare così. Adesso copriamo con pellicola e facciamo riposare un po'. Ora passiamo al ripieno fatto di carne macinata mista, peperone e cipolla. Cebolla, la facciamo a pezzettoni, peperone, lo tagliamo a cubetti, olio giù con cipolla e peperoni e facciamo ammorbidire. Giù con la carne, la sgraniamo un po', sfumiamo col vino, ora saliamo, aggiungiamo la paprika e un cucchiaio di concentrato di pomodoro. È venuto in mio soccorso lui, Santiago! Hola chicos! Il vero segreto è questo, olio, ungiamo bene, pallotta qua, pieghiamo, piatto e schiacciamo. Ripieno bene al centro, vado? Vai. Fai pressione. La tagliamo. L'appoggi e poi fai il movimento indietro. Esatto. Tac! Mani unte e le facciamo scivolare nell'olio. Olè! Ma adesso l'avete capito che il senza glutine è anche godurioso? O volete un altro episodio? Fatemelo sapere!